È interessante, io sono arrivata qua e mi sono resa conto proprio adesso, perché non ho capito che Aliano è, non ha, l'ho capito qualche giorno fa, che Aliano è il posto proprio dove il mio viaggio mentale nei paesi del sud italiani ha iniziato. E infatti ha iniziato questo viaggio mentale con Franco e con Carlo Levi, che ho letto quando sono arrivata a Bisaccia. È Cristo si è fermato a Deboli, l'ho letto in tedesco, e mi ha affascinato questa atmosfera. Mi hanno sempre detto, ma non puoi leggere, è troppo noioso in Germania, è un libro che non si può leggere. Ma infatti, quando sono arrivata a Bisaccia per la prima volta, c'è qualcosa che è successo. E ho ritrovato nella mia immaginazione dell'Italia del Sud, non è il vostro Italia sicuramente, però per me è una cosa che, come se il tempo, come se fosse un viaggio nel tempo per me. E io ho visto le persone che ho rincontrato anche così, come se fossi io, Carlo Levi, viaggiando in un paese molto lontano delle città, e mi piaceva, da un momento all'altro mi piaceva perdermi in questo paese, in questa atmosfera, e me l'avevo piuttosto forse anche immaginato. Credo però che questi posti, anche Aliano, secondo me è molto ispirativo, sono posti che ti liberano. Non so cosa sono veramente, e non è veramente interessante quello che sono, forse è anche interessante farsi raccontare delle storie, delle biografie, anche le pietre raccontano queste storie, ma quello che si racconta veramente sei tu, la persona che viaggia, la persona che ascolta, la persona che apre gli occhi. E questo è che una cosa che non mi succede nella città. Certo che si potrebbe vedere grandi case che sono l'architettura che può essere interessante, però non sono le stesse cose, non sei proprio tu che inventa, che vede, che ascolta. Dell'Italia invece in generale, che effetto di fare? Quindi paese d'Italia, visita la Germania. Italia per i tedeschi, per il momento, parlo anche della mia persona, non mi interessa molto. E da piccola sono sempre stata molto interessata dall'Italia, era una idea d'arte, del mangiare, del buon mangiare, del tutto quel che piace, il piacere, no? Questo è l'Italia per noi. Però alla fine, per la politica, anche perché, non so perché, per i tedeschi per il momento credo che si sono un po' allontanato da questo amore per l'Italia. Ci hai dato questa sentenza che... vediamo una cosa... Vabbè, cioè, a parte Bisacci e Aliano, l'Italia non ti interessa. Cioè, all'interno dell'Italia ci sono dei... Ma io credo che sia una... Possiamo azzardare quest'idea, cioè che la cosa interessante di Aliano oggi, in parte anche di Bisaccia, ma più di Aliano, è che è uno dei punti dell'Italia in cui si sente meno l'Italia. Cioè, in cui si sente poco, proprio i segni, ma direi anche l'Europa si sente poco, i segni... Cioè, da Roma a Strasburgo è un po' sempre la stessa aria. Quando... Per finire, forse... Di una idea più bella è che parlo di Bisaccia, no? È il paese che conosco di più, e quello che mi piaceva è conoscere l'Italia. È tanta storia che si legge nei libri, è molto pesante anche, no? Se tu vuoi conoscere l'Italia è quasi impossibile, ma andando in quei paesi sei capace di capire almeno un poco di questa grande idea dell'Italia.